Iniziativa e ritmo da parte dei Granata. Controgioco e astuzia da parte dei nerazzurri. Il legittimo sconforto di Polster e Gritti nasce dalla sorveglianza spietata garantita dalla retroguardia interista. Devono dunque osare i centrocampisti, come Berggren, che colpisce il palo, complice una deviazione di Baresi. Scifo e Matteoli impugnano con eleganza il fioretto, ma per dar modo ai nerazzurri di ferire di spada è obbligato a salire dalle retrovie Bergomi. Radice ha un sobbalzo, ma un fremito ben più intenso gli scaturirà dal successivo affondo di Gritti, dopo un liscio proprio di Bergomi. Più serena appare viceversa la ripresa del Torino, soprattutto quando Ferri straccia i panni di Gregario e calza quelli di spettacoloso stoccatore. Fanna sostituisce Scifo e l'Inter comincia a pungere per linee esterne. Loria riesce in modo avventuroso e Matteoli è tempestivo nell'approfittarne, pilotando un fendente bello e impossibile. Torino e Inter non hanno più fiato. Ne hanno in abbondanza, in compenso i portieri, improvvisando uno show personale. Zenga interviene sul raso terra di Polster. Sull'altro fronte Lorieri lotta contro lo scoramento del gol subito e in extremis, su girata di un Bergomi più insidioso di Altobelli e Serena, viene salvato da Crippa, proprio sulla linea di porta.